Vi ritrovate ragazzi sul canale di Gellots, episodio 16 della nostra partita in Europa Universalis 4 con Golden Horde. Nello scorso episodio abbiamo rilasciato la Siria, oggi picchiamo Mushasha e voglio fare la guerra alla Danimarca, perché dobbiamo comunque iniziare il processo di sfoltimento europeo. Qua ci servono dei soldati appiedati, visto che stanno arrivando altri 5 cavallini. E ovviamente poi ci serviranno anche dei cannoni, quindi già che ho preso un debito, completiamo l'arruolamento. Facciamo 5 cannoni per la prima volta. Wow. Mi sento fortissimo con i cannoni. Tutti miei. 7%. Dai, che Sibir è arrivato. Ah, tu puoi darmi i tuoi soldi. Allora, mi dai i tuoi soldi che non fanno mai schifo, non sono mai pochi tra l'altro. War Reps e Trade Power. Fantastico. Così ora abbiamo più potere qui e mandiamo più soldi là. Avete visto che è cambiato? Fa proprio la differenza. Boom. Ok, abbiamo finito le idee amministrative, abbiamo finito pure queste, quindi mi aspetto di non avere rivolte da nessuna parte. Ed è così. Ho rivolte di altro tipo nei vassalli. Quindi ora si picchieranno a vicenda per andare a conquistare la capitale. Ma va prima qui. Ah, facciamo una capatina, aiutare Sibir prima che Rebels break country e viene fuori un casino. Perfetto. Anche se forse sono già in ritardo, tra l'altro. Ok, qua abbiamo fatto tutto. Oh! Caracogliola la flotta! Ci posso credere. Non me l'aspettavo questo risvolto di Caracogno Frottaro. No, sta lì. Mosul è caduto, deve cadere la capitale, basta. Questo iniziamo a spostarlo qua. E dai, no. No, sto per conquistare territori desertici, non c'è niente da razziare. Perché mi abbassi così i punti? Caracogulus separatist! Ah! Sì. Vai, Anagar, ammazza tutto. Cosa posso scegliere? Come mai? Sarà la Siria? Vero? Sì. Cioè, lo prendo lo stesso. Un mercante in più. Sì. Tanto qua abbiamo la nostra bellissima seta, quell'editto. Ci siamo quasi, però sto vedendo tutti i punti. Allora, dove lo mettiamo sto mercante? Perché potrei iniziare a fare collect da qualche altra parte. Qua al 55%. Quindi potrei fare collect e questi ducati non andrebbero tutti giù. 58, ma cos'è che arriva lì? Niente praticamente. C'è un nodo schifoso. Proviamo a fare così. Se no potrei mettermi qua a fare transfer per mandare più roba a nord. Dobbiamo fare dei test sostanzialmente. Poi guadagniamo 9,97, tutti da Astrakhan. Vediamo quanto scendono quelli di Astrakhan. E tra l'altro potrei anche spostare quel mercante che è qui e provare a fare collect da qualche altra parte. E tenere solo Samarcanda che fa spingi, spingi. Spingi, spingi. Ma che cacchio? Che cacchio è spingi spingi? Ok, allora, dove venite qui? Yaroslav, Perm, che sono quelli che sono andato a togliere quando ho fatto i corpi. Allora, Perm. Yaroslav.
Poi zappo, zappo è questo. Sì. Poi che c'è ancora? Traspiciana è questo. Si chiama così, ragazzi, non ci posso fare niente. Sidrar, mi spiace, come devo rendere? Allora, SRI. No, non si chiama così. Dai, S. Perfetto, così anche questa qua scende di meno, addirittura, cioè sale di meno, addirittura scende. Over extension, balance attack. Guadagniamo 14. What the fuck? Ottimo. Beh, sì, sono felice. Stabilità. Maspias. Sì, dobbiamo riportarla immediatamente su. C'è poco da fare. Non penso farò così, eh. Finché non cade questa non posso fare nulla, però. Che bello. Cioè, siamo quasi in pari, ci posso credere. E via, dai. Vediamo cosa succede quando arriva il mio esercito. 78%. Cadi. Schifoso. È finita la tregua con i mamelucchi. Che hanno ucciso i ribelli di Caracoglio. No. E questo è caduto. Allora, facciamo questa pace, ma facciamo prima la Danimarca. Dunque. Allora, lasciamo l'isoletta. Yemen. Ah, non posso proprio mai fare il core qua. Che strana sta cosa, però. Cioè, da qui a qui sì, ma qua no. Cioè, guardate, eh. Questo è così. Il contrario non posso. Così no. Ma se facessi così, potrei fare così. Vabbè, comunque eliminiamo questa sacca di Mushasha. Sacca musciasciante. Perfetto. E poi facciamo così. E rimane questa cosa. Va bene. Ora io che cosa mi tengo? Non lo so, ma penso una di queste due. Una vale l'altra. Potrei tenere anche di qua per attaccare. Per attaccare l'Oman. O potrei attaccarlo subito. Lui garantisce un altro e ora non esiste, quindi attacchiamo immediatamente anche l'Oman. Va bene. Allora, grazie a tutto. Grazie a niente, grazie a niente, grazie a niente. Sì, grazie. La rabbia! Quanto è fertile! Ok, andiamo a caracogliere quello che è suo. Grand Provinces. Comunque la faccia di non voglio espandermi in Asia, cioè non mi sto espandendo in Asia, ma mi sto espandendo in Asia. Facciamo quello più a sud, tanto. Anche perché almeno me ne tengo solo uno. Allora, poi Alquafit, Ufulufu, ma che nomi sono? Poi, probabilmente non sono neanche veri i nomi, Qatar,
Zurfa, il primo della lista. Questo aspetta. Caspita, caracoglio, quanto è grosso. Ah no, ti devo dare anche Samawara. Comunque, mi fa conquistare questo, ma non posso farci il core. Deve esserci una specie di bug. E penso che l'ho abusato, senza rendermene conto. Perché mi fa fare questo, cioè mi fa chiedere questi territori in guerra. Wow, quanto è grande. Caracoglielo. Sì. Incanto Liberty Desire, sai. 17, sei troppo piccolo. Un piccolo batuffolo. Ah, garantito dai mamelucchi, alleato di ottomani e timuridi. Caspita Medina, cioè chi ti tocca? Quindi nella prossima guerra contro alleato con questi, vediamo il da farsi. Questa cosa è Genova. Intanto vediamo un po' qua com'è lo schieramento. Aragona, perché la Francia non può ancora entrarci. Questo è occupato dal Marocco, ragazzi. Marocco P. Marocco P. C'è poco da fare. Qua Venezia. Che guerra è? Io mi perdo sempre a vedere le guerre in Europa quando non gioco in Europa, perché è davvero divertente, secondo me. Questo è l'unico core che ho in quella zona dove non vorrei, non dovrei. Kish. Questo da mettere dentro. Ok, posso iniziare a fare così? Sì. Allora, tu diventi uzbeko. Perfetto. Uzbek. Qua sto convertendo l'unico che non è uzbeko. Qua potrei farlo con questi due. Potrei convertire Merv. Anche se l'ho razziato i tempi. Così facciamo il coro anche qua, anche se fischia un territorio del cavolo. Davvero del cavolo. No, dai. Cioè, non ha davvero senso. Non lo ha. Ok. Vorresti del 6%, comunque quelli lì non posso farci il core. Dunque, quanto vale l'Oman? Vale il 56%. E tu sei già overesteso di un po'. Tu sei già overesteso del... Non lo dice neanche. Perché non c'è overestension? Legitimacy... Non ha senso. Separatismo... Non sono tuoi core. Dovresti essere overesteso. Una casa dei ottomani. Ora non ho più il casus belli. No, ce l'ho ancora contro il Mushasha. Perfetto, va bene. Tra l'altro questo qua fa il paglio con quello, quindi per quanto riguarda lui. Però mi servirà per tenere il casus belli decente. Dov'è il mio terzo esercito? Ah, a quanto pare abbiamo risolto la situazione. Perfetto. Verdant Glare. Tanto qua come siamo messi? Per ora si tengo così, aspetto che fai un po' di core, però così così lo attacco subito. Lo razzio tutto. E poi gli do tutto lui. Sì, dai, attacchiamolo immediatamente. Allora, declare war. Sì. Ok, e iniziamo invece a fare spy network su di te, così
nella guerra, che questa sì che sarà un pochino più complicata. Vediamo cosa succede. Grazie Caracognolo, lo sto espandendo più di me. Quanto hai di development? Brutto, schifoso. 246. Io c'ho 1000. Ok, la guerra con l'Oman è finita. Sì, stiamo a stability 0 finché non ho finito qua, dai. Perfetto, manpower non manca. Eliminiamo pure l'Oman, eliminiamo tutti gli Ibadi. E poi non so più che fare. Cioè, confiniamo con Mara. Quindi mi terrò per me, evidentemente, la loro capitale, che vale un botto. Quindi per evitare questa cosa la terrò per poco tempo e li attaccherò immediatamente. No, niente, non lo faccio. Attaccheremo Mara dallo Yemen. Quindi dopo. Cioè, se no continuo in maniera imperterrita. Dai, ottomani, fateli vivi. Tu sei di qua, la Boemia. Sarebbe interessante. La Danimarca è di qui. Devo aspettare gli ottomani, però. Tech! Aspetto, perché c'è davvero il discorso della stabilità che vorrei sistemare. Finiamo prima l'altra guerra, così do via i territori, e poi facciamo la stabilità. Prendiamo questo cannone lì. Fanti cavalli, niente, ok. Cos'è che fa Baluchistan? Mara, Timur di Malva. Ottimo. Dai, quanto ci mette? E con questo fermiamo l'espansione. Spero tu stia facendo i core. Mi stai facendo... sì, un po', dai. Mi hanno razziato le coste! Ma... quindi ci sono dei rider di mare. Questi maledetti. Abbiamo appena scoperto una cosa nuova, che si può razziare la gente anche dal mare. Non sappiamo come andarci in acqua, però c'è un piccolo problema, ma sono sicuro che la tecnologia prima o poi svilupperà un modo per conquistare le onde. Allora, devo cliccare 18 volte sulle cose. Fantastico, ottimo, meraviglioso questa roba. Rinuncia al claim lì, perfetto. Qua non gliene frega niente a nessuno. Timurdi, Mushasha, Oman, che non esisterà più, e gli altri va bene, tanto non ho la tregua solo con i Timurdi. Io in realtà qua non posso neanche farli core, non so come sia possibile che posso conquistare tutto, ma io posso. Cioè, posso occuparlo, non posso conquistarlo. Perfetto, allora
Facciamo questa piccola operazione che in realtà potrei continuare ancora in un circolo infinito di odio e distruzione, ma non lo farò. Grand Provinces, e ora spero che tu le possa prendere tutte perché non le voglio queste. Poi, Liwa. Bar Mimi, qualcosa del genere, 52. Mitzvah, sì, questo tra le tutte. Muscat, tra l'altro viene anche bello grosso, eh? E batte la pesca, perfetto. Ok, abbiamo eliminato le nostre tracce in questa zona, praticamente rimani solo te. A questo punto la mia overextension è ai minimi termini, che devo far passare un giorno, adesso lo è davvero. Quindi facciamo 1 e basta, essere la stability più alta non mi serve, quindi facciamo la tech, perfetto, e potrei far così. Ci arriviamo a 4 qua. Nel frattempo tu, ovviamente non con questo leader perché è troppo forte, con lui, ti metti qui a Muscat e ora cerchiamo di governare tutta quella zona. Ci siamo espansi parecchio, eh? Cioè, guardate il giallo, siamo arrivati praticamente già fino qui. Ora Karakoyulu, penso che gli darò magari qualche territorio tipo questo ancora, tutta Mushasha, però tutta la costa di qua la darò alla Siria, compreso tutto l'Egitto. Quindi desidero ardentemente che non si espanda più di così. Allora tu dovrai curare, farlo fare un esercito di cavalleria che mi costa l'ira di Dio, non è proprio la migliore delle idee che io abbia mai avuto, ma dovrai sostanzialmente curare tutto. Tutto quanto. Sei un po' lontano, ma arrangiati. Allora, qua gli mettiamo un nuovo leader universale e adesso che ho fatto quello che devo fare, qua guadagno. No, non è vero. Dichiariamo guerra a te. È un nuovo alleato, Munster. Vabbè, tanto questi qua non li voglio tutti. Sì, non mi interessa. Quindi facciamo così. Non dovreste avere tregue che ti si interrompono, quindi... Ok, la cosa negativa è che ora tu difendi il tuo lord, perché sei un pazzo curioso. Iniziamo a prendere questi tre posti. Vediamo chi arriva da nord, a sud e centro. Dopo questa guerra non so se fare i Timuridi o no. Wow. Meno 20. Come mai? End of time. C'è davvero tanto meno 20. Firslow. Firslow? Cos'è Firslow? Cosa cacchio è Firslow? Firslow. Yearly Corruption. National Arrest meno 1. Ah, era quello del legalismo. Bene. Ok, dai, devo guardare cosa succede, evidentemente. Legalismo, punti amministrativi o misticismo? Punti amministrativi. Anche i 10 punti amministrativi valgono la pena. Perché vogliono passare tutti? Con chi sei in guerra? Baden, Dismarschen? No, è iniziata? No, eh. Castiglia, Francia. Non l'avranno mica dichiarato. Mi sa che è la guerra di religione.
Cacchio! Ottomani, cosa fate? No, io entro sempre gli ottomani, perché se per qualche motivo sono dalla parte sbagliata è davvero un puttanaio. Quella guerra è iniziata molto male. Facciamo qualche assedio. Purtroppo iniziamo ad avere dei problemi come orda, perché usciti dalla nostra culla qui... Ma io li farei anche passare tutti. Cioè, se avete proprio questo desiderio di passare dei miei territori, io ve lo faccio pure. Ok, qua ho messo quello della disciplina. Forse quello del morale sarebbe stato più utile in questo frangente. Sì, qua ci sarà di certo una rivolta. Stai facendo i core da bravo bambino, quindi... Questi li fate addirittura, ma sono territori. Ok. Non mi mandi la richiesta. No, forse siamo raggiunti. Siamo al massimo. Furetti! Ah, siamo quelli che come sono più furetti al mondo. Bene. Perfetto. Come va il trade? 9 ducati qui, 4 ducati qua. Potrei, barra dovrei, iniziare a fare collect anche lì. Allora, proviamo a fare collect con quello che in questo momento è Astrakhan. E vedere che cosa succede. 13,95. Aspettare che arrivi qua, perché ovviamente adesso è un po' più basso. ...17! Sì! Ah! Soldi! Sì, comunque mi conviene portare la merce a nord. Poi fa il giro che deve fare. Qua ne raccogliamo una parte, qui una parte, qui una parte. Va benissimo così. A Novgorod magari spostiamo anche la capitale commerciale. Adesso arriva l'esercito di vassalli. Caracoglio dovresti iniziare ad avere anche un certo quantitativo di truppe. 14, buono. Ragazzi, cioè, siamo in positivo con un'orda. Ok, iniziamo anche a fare questa cosa, così non buttiamo via altri soldi. Da 7 anni c'è, eh? Superiamo metà Europa. E qua non hanno ancora addirittura il coso. Allora, andiamo su riga. Come territori cosa potrei voler prendere? Io direi questi. Ok, questi qua. Cos'è che ho girato ancora? Ho convertito un'altra zona. Questo è tutto speco. Sì. 12, 12, 12. Dai che ci siamo, ragazzi. Altri tre territori. Novgorod. No, perché ora devo farci core. Merv e Balshesh. Allora, Merv. Allora, Balkash. Circassia. Balkash. Tutte zone kazake. Circassia. Ok. Ma dove sono? Cioè, dopo il primo attacco che abbiamo fatto devastante sono fuggiti. Ci sono più. Non è che sono anche in guerra con... No, stability drop! Va! Va!
Allora, prestigio, National Unrest, Missionary vs Heretics, Missionary in generale e Tech Cost. 25 verso il legalismo. Boom, baby. E posso convertire un botto di gente. No, 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 non volevo. Avanti. Sfondiamo quello perché... Ma dove sono le sue truppe? Perché sei nella guerra di religione, cioè è proprio il momento più bello della storia. Aragona garantito dalla Gran Bretagna, ragazzi, la Gran Bretagna sarà fortissimo. Il Baden sta... Ah, tu stai per uscire dalla guerra. Gli ottomani sono qui. Cosa cacchio state facendo? Perché siete qua? What the fuck? Stability! Cacchio! Datemi qualcosa da razziare. 89. Perché questo 89? Non costava 80? Dai, ancora un mese, l'alziamo e poi l'alziamo di 2. Dici influenza del tribù, va bene. Sì. Stabiliti 2. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Perfetto, sposalizi vari. Beh ragazzi, è andata proprio di lusso che siamo in guerra con la Danimarca e mentre era in guerra con noi ha deciso di fare la guerra più grande della sua storia. E qua potremmo quasi riuscire a convertire qualcosa, ma tanto io devo cambiare religione, quindi che me frega. Misticismo, local arrest più 5 o così. Più che altro prestigio. Boh, qua stanno letteralmente crollando a pezzi. Il problema sarà sempre arrivare alla sua capitale. Ma solo Munster ti ha difeso. Ma che giro che devo fare perché il Commonwealth non mi fa passare. Finalmente, brava Ungheria che è finito i tumulti religiosi. Sono contento. Andiamo qua. O qui. Insomma, non voglio combattere nelle montagne, ma debbo. Sono costretto. Sono costretto. Come siamo messi qua? Parti. È un po' presto. Ah. Siamo a 2. Tenete il conto, eh? Tenete il conto. E basta. Allora, qua come si è messi? Non devo neanche guardarla la guerra, bellissimo. Quanto sono? 188. Potremmo provare a fare il gran passo. E mettere anche quella moscovita come preferita non è male, considerando che è tutta zona ortodossa, difficile da convertire e che comunque a un certo punto la metterò, però... È ancora presto per prendere questa decisione. Questo qua è buono intanto. Mi serve il prestigio.
serve il prestigio, stiamo mandando un esercito di là. Tu hai fatto quello che devi fare. Qua siamo al massimo. Non faccio, mettiamo le war reps. No, campo siamo pure pari qui. Come va questo? La cosa che mi dispiace è che Chagatai ci vuole bene. Cioè, più che altro lei pensa che io sia una brava persona. E, cioè, le mie relazioni con lei sono positive. E quindi sto spostando qui l'institution. Però tanto ora questa zona la vado a conquistare. Una serie di eventi positivissimi. Siamo quasi al 20%. Ci hanno beccato. 55. L'ideale sarebbe che si dimenticano di usare la flotta, però vedo che qua gli stretti li stanno già occupando. Hanno insegnato alla IA a fare la I, fatta bene. Quindi c'è poco da fare. Dov'è il mio esercito che sta girando per mezzo pianeta? Tra l'altro è il mio esercito più forte di sicuro questo. Potrei farne un po' da 30. Ma il mio forse limite qual è? 102. Potrei farne un po' da 30. Moschea no. Questa ancora no. Questa San Marcanda. Ora mi fa guadagnare tanto qui e qui, ma semplicemente perché ho gli editti attivi in questo momento. Mettiamo con la struttura che comunque comunque mi servirà dopo per la prossima institution, visto che in quella zona lì ho tanto dev. Non posso più arrivare dove volevo arrivare, eh? Sì che posso, andarci. Abbiamo preso un debito, ma va bene lo stesso. Ma quanto sono? 2. Questa è una piana, eh? 7%, dai. Speriamo vada bene, ragazzi. Tech 12 come me. Sì, sta andando decisamente bene. Non pensavo che potesse andare così bene. Settanta per cento. Ci pensa coso. Allora, potrebbe andare davvero bene se l'Inghilterra, che è in guerra con la Danimarca, decidesse di farci passare. Quindi se arrivasse qua una flotta inglese sarebbe davvero bello. Ma non è così per ora. Boom. Ragazzi, siamo in pari in tech. Adesso potevo aspettare la... Ma 10% va comunque bene e soprattutto mi tiene questa qua sotto zero. Quindi siamo proprio all'ennesima potenza, senza pagare un tubo. Monster caduta. Ma vediamo se questo serve per i miei piani malvagi. Sì, serve per i miei piani malvagi. Questa zona è così e la chiedo tutta. Quella la chiedo tutta. Questo non me lo dai. Quanto siamo? Mi prendo un po' di soldi e la chiudiamo qua. Perché tanto effettivamente non penso di poter prendere di più. Cioè, abbiamo occupato quasi tutto. Potrei occupare un po' di pistolino qui, ma non ne vedo la necessità.
Golden Horde. Oh, il nome è tornato in Europa. Oh, che bello. Allora, siamo over estesi dell'86%. Fischiolino. Ma adesso ti faccio vedere io come scende questo valore. Allora. Io non avrò pietà. Cioè, razio tutto. Anche i territori, tranne quelli uzbeki, li razio davvero tutti. Magari non razzerò quelli turchi, che ne so. Sento già i vostri commenti ribollire. Come non razzi quelli turchi? Perché non vuoi razziare il kebab? Perché sì. Perfetto. Trev, sei di lì, quindi a posto. La mia tregua con te dura fino a 62. 40 minuti di episodio perché non ho messo il timer. Stanno venendo un po' lunghi gli ultimi, mi dispiace, scusate. Facciamo una cosa prima di salutarci. Vediamo quanto... Allora, il mio deb asiatico attualmente è 328. Quindi la differenza è il mio deb europeo. Quindi 700. 800. Quasi 800. Quasi 800 è deb europeo. 300 è deb asiatico. Il punto è che devo ancora conquistare la Cina. Che così, secondo un calcolo spannometrico, vale 1000. Quindi devo espandermi decisamente di più in Europa. Vediamo l'aggressive expansion. Ma tutto sommato c'è da iniziare a gridare fortissimo. Tech 13 ce l'hai finalmente anche tu. Poi ne guadagniamo sempre uno ogni 2 anni. Sta cosa è incomprensibile dal mio punto di vista. Qua abbiamo l'82%, quindi guadagniamo 6 ducati. Qua 4 ducati. Qua 8 ducati. E mandarli su di sicuro ci fa bene. Quello che potrebbe servirci di più, e tra l'altro così indeboliamo gli ottomani. Ragazzi, sono abbastanza sorpreso. Abbiamo un'economia più solida di quello che mi aspettassi. Cioè, guardate quanto guadagniamo. Decisamente buono. Io penso che attaccherò forse ancora una volta i Timuridi, perché non voglio avere la tregua. Il discorso è che non so cosa conquistargli. Penso che darò a Caracognolo ancora qualche territorio qui. Di sicuro magari dovrei Reconquest. Quindi questo, ma magari non quello. Ardalan. Potrei darti tutti quelli sotto Zaragros. Potrei conquistare questo, Ormoz. Medina, Mara, Baluchistan, Malva, sempre i soliti. Ma è una volta che vai a negar rompi l'alleanza con i Timuridi, eh? Dei Timuridi a Malva. Baluchistan ora non ti difenderebbe neppure. Qua siamo davvero vicini, accidenti. Per poco, forse potevo attaccarlo mentre ero in guerra con quell'altro. Vabbè, comunque, in questo momento non dobbiamo fare core, non dobbiamo fare tech, quindi facciamo così. E basta. Non dobbiamo fare idee, la prossima idea non può essere amministrativa, per ovvie ragioni. Quindi sarà o militare o diplomatica, e se è nel gruppo diplomatico al 700% diplomatic, perché voglio questa idea qua. Anche questa non è male. Che bello quando dico, l'episodio è già durato tanto, possiamo durare poco. Potrei già fare Embrace e iniziare a vendere questa cosa ovunque. Perché vedete che è bastato darla qua. Però fra un po' scende di costo. Allora, vediamo un po'. Qua arriva nel 69. Troppo. 64 potrei aspettare. 65, 67. Ma lì non mi importa proprio un fico secco. Non so se mettere il dito qua faccia la differenza. Potremmo aspettare un po' di anni per pagare un po' meno. Tanto ora non devo comunque fare le tech.
Quindi prima di fare le prossime tech, pigliamo l'institution. Dai, aspettiamo che si diffonda un po' in tutta quest'area. Potrei già pensare di fare il salto qua. Penso che potrebbe essere una buona idea. Comunque sì, i Timuri devo conquistare ancora questo. E The Volume Vassal Nagur. Sì, attacchiamo i Timuridi per forza. Commonwealth 62. Se no potrei stare 2 anni in pace e attaccare il Commonwealth. Bohemia, Mecklenburg, Aragon. Ah. Per ora non entrerebbe nessuno. Sì, forse attacco prima il Commonwealth, dopo i Timuridi, dopo facciamo davvero Kazan Chagatai, perché poi non ho più altro da fare. Ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.